Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Leone e siamo qui oggi per giocare un gioco che mi avete consigliato. Questa è la serie provvisoria del canale? Sì, è I'm Scared che mi avete detto voi di giocare. E io ho visto che dura estremamente poco e quindi lo registrerò per coprire un paio di giorni in cui prenderò decisioni su quale serie giocare. Questa è la versione non di Steam ma gratuita, trovabile tipo su Gamebolt, non mi ricordo il nome del sito, però se cercate la trovate, non è craccata, è proprio quella gratuita. Poi vedrò se per caso necessiterò di comprarla più avanti, però ci giochiamo. Purtroppo non possiedo webcam, quindi beh, ho impossibilità di mettere la mia voce. Vorrei risolvere questa cosa in futuro, ma direi comunque di farci una partita. E andiamo, premi invio per continuare. Ho fatto tutto ciò che mi richiede qua sopra. Praticamente mi dice di mettere in una cartella rara che si è estratto il gioco. Premiamo invio. Se non avete soddisfatto quanto richiesto, siete pregati di uscire dal gioco premendo il tasto ESC. Se invece avete estratto la cartella, ok. Posso premere invio. Il gioco sta per cominciare, i tasti WASD servono per muoversi nell'ambiente, il gioco sì, ok, base, il tasto S serve per interagire con porte e oggetti, il tasto SHIFT vi permette di correre mentre siete in movimento, CTRL serve per accovacciarvi, siete di guardarvi intorno con il mouse, va bene, è importante giocare con volume medio-alto, anche delle cuffie andranno benissimo, sì, io ho le cuffie. Sì, sentire i suoni circostanti per proseguire nel gioco. Il gioco tenterà spesso di ingannarvi. Nel caso qualcosa dovesse andare storto, sentitevi liberi di controllare la cartella di gioco per eventuali errori. Sono immensamente dispiaciuto, non avrei voluto davvero. Ok, scusatemi. Non ti preoccupare. Ah, ok, va bene. Ah, uscita. Sì. Ci credo tanto. Cos'è sta cosa? Ok, una piccola chiave. Va bene. Il gioco in italiano. Non ce l'ho. Doveva essere un jumpscare? Doveva essere un jumpscare, serio? Vabbè. la c'è uscita, però non credo che si possa davvero uscire. Ho bisogno di un cuore per aprirla. Io ce l'ho un cuore, no? Su Undertale ne avevo uno molto bello. Ok, delle scale. Va bene. Mi ricorda qualcosa, forse ci ho visto anche un gameplay su sta cosa tempo fa, ma non mi ricordo esattamente come si fa per concluderlo. I comandi sono pessimi, io sto correndo avanti, però forse magari dovrei andare dalle prime stanze. Ok. C'è una fine al corridoio? Sì, ok, qui là c'è la scala. La porta è chiusa a chiave. La porta è chiusa a chiave. Ok. Inquietante, questa si è aperta, va bene, vediamo cosa c'è dentro. Una libreria con una sedia. Devo dire la verità, il gioco è inquietante. Ta ta ta, tum, tam. Ok, va bene. Estremamente inquietante non è il mio genere di gioco, non so se mi cagherò a mano oppure no. Beh, se è fatto bene come ho sentito, potrebbe spaventarmi. Oh, una prigione. Salve, una cella. Ma ciao, piccolo, chi sei, Gaster? Ti vedo! Ti vedo! Non ti vedi più. Ok, no. Va bene. Andiamo avanti. Ah, quelle sono per essere macchie di sangue. Ok. Quindi, qua si entra una zona rossa con dei letti e dei piccoli armadi. Fastidiosa la nebbia. Quindi, cioè, mi sta dando fastidio più che altro. Mi ricorda molto Minecraft la grafica. Però messa peggio di Minecraft. Non credo che l'avrei mai detto. Un po' di ansia me la sta dando. Non troppa. Oh, ok, delle librerie. Vediamo se c'è dietro qualcosa. Ci posso andare? Sì, però non vedo nulla. Va bene. Non so se mi spaventerò oppure no. Quindi. Sono troppo grasso! Ok, basta. andiamo qui avanti. Oh, ciao, salve. Ciao, sei molto bella. O bello. Un uomo con i capelli lunghi e una donna con i capelli lunghi. Una risata. Posso andare qui avanti? Voglio saltare! No, non posso saltare. Ok, abbiamo osservato tutto. Magari c'è. si è creata una macchia di sangue. Me l'aspettavo, non so perché.
qui non c'è null'altro. Proviamo le porte chiuse. Jumpscare in 3, 2, 1. No. Jumpscare in 3, 2, 1. No. Ok. Me lo aspetto. Vediamo se qui c'è qualcosa. No, non posso saltare qui sopra. Secondo me mi faranno. Proveranno a spaventarmi qui sopra quando tornerò sopra. Sì. La maggior parte dei commentari sarà così. Va bene. Ok, saliamo qui sopra. Posso salire? Posso salire? Ehi, 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 posso salire? No, ok, non posso salire. Va bene. La porta è chiusa a chiave. C'è qualcosa che posso fare qua? Oppure semplicemente il nulla cosmico? E devo veramente controllare i file di gioco come mi consigliava il mio adorato amico. Penso che devo controllare i file di gioco. Quindi proviamo a fare ESC. No, ancora nulla? Va bene. Riapriamo allora il gioco. Come detto, una marea di icone nel frattempo. Stai per giocare ad I'm Scared. Ok, se non avete soddisfatto, il gioco sta per cominciare. È importante giocare. Va bene, non ti scuso perché adesso sono diventato una persona cattiva. Ok, qua c'è scritta uscita e mi sembra che serve un cuore. Qua c'è il jumpscare, o almeno il tentativo di jumpscare. Prendiamo questa chiave e non apriamo l'armadio stavolta. Perché, beh. Posso non aprirlo? No, non posso non aprirlo. Ok, devo aprire per forza. Oh, non è un tentativo di jumpscare. Va bene, così mi permette di andare qui sopra. E ok, scendo le scale. Cosa successe? Il salto fino alla fine andando qui avanti. Ok, allora non ho sbagliato. Come mai si era bloccato? Cioè, che problema c'era lì? Cosa mi sto dimenticando? Ok, io quindi faccio così. Vado qua, c'è una risata, tutto è reso più brutto. Va bene. Interessante. Magari mi sono perso qualcosa in questa stanza. No, mi sembra di no. Nope, ok. Qua non c'è nulla praticamente, mi stai dicendo. No, non c'è nulla. Devo tornare sopra, però mi faceva tornare, non capivo il perché. Ok, qui sopra c'è Guster. Ciao Guster. Lo chiameremo così per quelli che hanno. Per quelli che sanno a chi mi sto riferendo. Ovviamente credo che questo gioco. Sì, questo gioco è uscito prima, quindi non c'entra nulla il Guster di Undertale. Mi fai capire perché non posso andare sopra, gioco? Mi sto accovacciando per te. Fammi andare sopra. Sto anche premendo E, mi sto guardando nello spazio. Magari così a Buzz. No. C'è qualcosa che non comprendo esattamente. Però. Andiamo avanti, è sulla libreria, è qui, no, niente. Sì, c'è esattamente qualcosa che non comprendo e non capisco cosa non sto comprendendo. Qua, ai lati non mi sembra ci sia nulla, in alto non c'è nulla. Che cos'è che non capisco, gioco? Mi sbatto contro il muro giusto perché posso. Controlliamo questo, il letto, altro, di nuovo questo. Di nuovo questo qui. Ok, magari se controllo la cartella mentre sto giocando non posso farlo. Posso aprire cose e voi lo vedete perché ho messo in modo che, posso, che potete vedere lo schermo. È normale. Qua c'è questa cosa qui. Ok, fin qua ci sono arrivato. Se mi inchino. CTRL. Ok. Mi fai capire dove sto sbagliando, gioco, ti prego. Vorrei comprenderlo. Vediamo se riesco a aprire la cartella di I'm Scared. No. Ok, la cartella di I'm Scared. Non mi fa aprire. E non. Ok, ho chiuso per sbaglio. Ma sta funzionando sta cosa oppure no? Ah, scusatemi, lo dico subito se sta funzionando. Ok, ragazzotti, ho capito dove stavo cagando fuori dal vaso, cioè dove stavo sbagliando, dove mi mancava quella parte, quindi dovrebbe essere tipo qui. Esatto, c'era una chiave qua che non avevo controllato qui dietro, ho controllato un'altra cosa ma non l'ho controllato qui. Qua si può vedere tipo il logo di I'm Scared, va bene. E dovrebbe essere questa porta. Ok, fin qua ho guardato un attimino come andare avanti perché ero un deficiente. La porta si è chiusa, la porta è chiusa a chiave, ovvio. Tipico di qualsiasi videogioco. Io direi di andare avanti. Stavo sistemando i settaggi audio perché erano troppo alti. E non per i miei gusti, perché sennò non si sentite voi male. Oh, ciao, ciao Jumpscare. Buon tentativo. Ciao, buon salve.
Ah, ciao, giusto, giusto, ciao. Ovvio. Touché, me l'hai fatta. Attenzione. Esiste un modo per trasformare un'entità in dati. Io direi di chiudere questo qua e abbassarlo. Questi dati godono di vita propria ed è difficile distinguerli dai normali file del computer. Un'entità formata. Allora, questi dati godono di vita propria ed è difficile distinguerli dai normali file del computer. In ogni azione quotidiana, mentre sei al computer, questa entità formata da semplici byte può osservarci, studiare le nostre azioni e paure. Il gioco è semplice: mettere i piedi sulle frecce è la chiave. Se vieni preso, hai perso. Il suono ne preannuncia l'arrivo. È Whiteface, quindi. Piedi sulle frecce sono le cose importanti qui. Piedi sulle frecce. È la chiave. Se vieni preso, hai perso. Suono paura, quindi non, cioè sono preso, quindi ok. È white face. Io c'ho qua una cartellina dove sto scrivendo tutto, lo faccio davanti a voi e quindi vado avanti. Io sono abituato ad appuntarmi la roba, almeno quando gioco la prima volta. Ciao, sai dirmi qual è il mio nome? Ciao Whiteface, dovresti essere il tuo nome, Whiteface. Ok, giochiamo ad inseguirti. Inseguirti o inseguirci? Ok, non vedo frecce. Comunque, metti i piedi sulle frecce. Oddio mio santo. Ok. Il suono è per annunciare l'arrivo. Andiamo qui avanti. Andiamo qui avanti. Andiamo qui. Ah, sì, è molto ansioso comunque. Ciao! Ti ho preso lentamente. In che senso lentamente? Ancora il gioco? No, è bellino perché mi dà quel brivido che mi piace, sapete? Però non capisco cosa devo fare esattamente, quindi andiamo qua. Andiamo avanti. Ok, lo vedo. Sta ridendo. Andiamo qui sopra. Si sta avvicinando, tipo. Ok. Ok, si è spostato verso destra. È molto vicino. Va bene, mi hai beccato? Mi cambi qua lentamente. Cioè, cosa devo fare? Il suono è per annunciare l'arrivo. Sono handicapace. Ok, lo capisco. Questa forse durerà più di un episodio. Prima mi ha dato un brivido, ma adesso che so cosa aspettarmi, non me lo sta dando. Quindi, vediamo qua, così magari. Non lo so. Ok, lo risento. Cosa dice qua? Pian? Com? Vabbè, non ho letto. Come sta? Qua sono già stato, tipo. Devo andare qua avanti, quindi? Ha riso. Va bene. Devo evitarlo, in poche parole. Andiamo qui. Qua ci sono già stato. Ma dove? Cosa cavolo devo fare? Ok, non c'è più. Non capisco. La porta è chiusa a chiave. Sta anche laggando, giustamente. Ah, eccolo là di nuovo. Cosa vuoi dalla mia vita? Fammi capire cosa devo fare per evitarti. Ciao, bello. Ok, dopo che so che sei schivabile, non fai più quasi paura. Ah, ok, qua c'è un portone, tipo. Ok, giochiamo ad un gioco. Fin qua ci sono arrivato. Qua è dove ho iniziato, praticamente. Devo andare qui. Ok, qui. Qui. Ok, ce l'ho fatta. Adesso devo trovare l'uscita, tipo. È a sinistra, però ora non c'è più. Azzo, è l'uscita. Amico mio, oh, grazie al cielo, ecco qua. Mi fare cagare in mano? Vediamo.
Ah, vediamo un pochettino. Ah, ok. Morirò male. Dietro non ci dovrebbe essere nulla, ci scommetto quanto volete. Cammino ai bordi della strada. Ciao, bello! Cos'era quella cosa? Sei Gaster, praticamente. Adoro guardarti. Uno di loro mente. Il cancello ha qualcosa di strano. Ok. Andiamo un pochettino avanti. Non mi dici nulla? No? Non c'è la cosa di strano. Ah, ok, uno di loro mente. Mente mentina, andiamo sul rosso? Non lo so. Se tipo bloccato qualcosa, non capisco. Ok, ma andiamo qua giusto per vedere. Una chiave. Hai raccolto la chiave del cancello? Ci credo poco che sia la chiave del cancello, ma ok. Vediamo. Morirò 3, 2, 1. Ok, uno di loro mente. Buio. Ah, ok, mi ha ritrasportato da qualche parte. Ah, la porta è aperta. C'è un fossato, mi ricorda tanto qualcosa. Sta stanza non lo so, quindi preferisco andare qua dalla porta. Non mi ispira la stanza. Ah, ok, sono dall'altra parte, tipo. Va bene. Quindi magari a stanza ci sarà quel che cerco. Ok, ho superato quella parte puzzle che mi dava problemi. Ah, ok, non posso proprio andare avanti. Ah, va bene, è un'illusione praticamente ottica perché si sente il suono, ma se andate all'indietro notate che è un'illusione. Adesso c'ho il cuore pulsante. La porta è chiusa a chiave. Ce l'ho un cuore. Un gioco. Ho un cuore dentro di me. Quindi non so se funzionerà oppure no. Bah, queste sono tutte porte chiuse a chiave. Quindi non c'è sarà nessuna che si apre, giusto? Ok, mi fai salire sopra? Ok, mi fai salire sopra. Interesting. Interesting, dai. Mi hai colto un po' di curiosità, gioco. Uscita. Fine. Così? Serio? Ok, eccomi, bene. Vediamo qua, quindi. Mi dispiace. Non ho intenzione di lasciarti andare. Non avrei dovuto spronarti ad andare avanti. Segui le mie istruzioni, lasciarti ingannare. Te l'aspetto del gioco d'ora in poi. Se le cose cambiano, lui arriva. Prendi tempo, cerca di uscire. Ok, prendi tempo ed è la sua faccia. Prendi tempo, cerca di uscire. Va bene. Avviati, I'm scared. Please. Ah, ok, le cose sembrano diverse, giustamente. 2, 5. Ok. 2, 8, 5. Io me le scrivo, giusto per sicurezza. Bella lei! Quindi, fino a male 4 e 1. 4 e 1. C'è qualcosa qui sotto? Sì, c'è una chiave. No, ha raccolto delle pizze. Questa è la chiave? La chiave 1. Ok. 3, 6, 7, 4, 8, 5. Quindi chiave 1 dovrebbe aprire la porta 1. Apriamo qua, jumpscare. No, niente jumpscare, dai. Se me lo fai completare facile, il gioco mi va bene, sai, gioco? Perché più che altro non ho voglia di passarci troppo tempo, quindi la chiave è 8, va bene, le cose stanno cambiando, quindi fra un po' lui arriverà, vero? Sì, più o meno dovrebbe essere la regola del gioco. Quindi non mi devo spaventare, visto che le cose cambiano, lui arriva. Non volevo farlo, va bene, lo so che non volevi farlo e non mi interessa troppo a dirla tutta. Più che altro non mi interessa per il concetto stesso che sta alla base del fatto che non mi interessa. Ciao tesoro! Ciao, ma quanto sei bello! Ti fisserò intensamente negli occhi. Sei la versione brutta di Gaster. Va bene, la porta si è chiusa, giusto? Ah no, pensavo di sì. La porta è chiusa a chiave, la porta è chiusa a chiave. Cosa devo fare? C'ho delle pinze, quindi posso pinzarmi tutto. Ah, si è aperta questa di chiave. È qui fuori lui? E vai, ma quanto lo sapevo. Ah, si apre. Ciao bello. Ciao tesorino. Ok, ho dei problemi mentali in giochi come questi, no? Se io mi butto qui sotto, non sarei teoricamente uscito? Avrei vinto? Questa è la chiave numero 7.
Perfetto, Fog of War di nuovo attiva. Ho paura, I'm scared, I'm such scared. No, in realtà no, un po' una leggera ansia, ve lo ammetto. Quindi inizio a parlare a tappetino, però non ho paura. Ci sei tu qui fuori? No, non ci sei. Ma che tristezza, è così carino, non mi può dare fastidio. Mi dà fastidio che mi apri il mio browser a caso quando ho delle pagine aperte. Oh, ma ciao, questa è la mia stanza. Che bella stanza, tesoro. Vedi com'è buio? Sì, lo vedo com'è buio. Fa freddo. Credo che lo dice anche Gaster. Ma posso guardarti? Ti stai ingrandendo? Ma piccolo, sì che ti guardo. Fammi muovere, voglio darti un bel abbraccio. Hai paura? No. Ansia sì, paura no. Io ho paura. Perché hai paura? Perché hai paura? La porta è chiusa a chiave, perché? No, paura no, ansia sì. Te lo dico sinceramente, mi stai mettendo ansia, piccolo tesoro. Jumpscare, sei vicino? A cosa sono vicino? Me lo dici? Sono vicino al tuo cuore, al tuo corazon. Ok, vediamo qui dentro. Sei vicino, è raccolto a chiave 2. Posso uscire qua fuori? No, quindi raccolto a chiave 2, questa era la 6. Bella vita. C'è una porta qui. Cioè, hai scommesso in realtà che c'era. Tipo porte segrete Dark Souls time. Dai, chiave 2. Apriti. Ok, raccolto la chiave 6. Jumpscare. No, cambia tutto. Ok, sta arrivando. Perfetto. Perché ho paura di un. Cioè, io non è che ho paura di un jumpscare. Sono convinto che ci saranno. E quindi non mi spaventerei in teoria. Oh, questa è la 6. Quindi ho aperto quella giusta. Ricordavo bene. E ok, qua ci sono porte. Vediamo qui. Oh, una stanza carina, caro. Va bene, un'altra porta qui. Che mi riporta. Ok, era obbligatorio. Va bene. Sono ritornato nella mia stanza principale. C'è uscita. Vado avanti. Corriamo. Ciao, bello. Sono tornato da te. Congratulazioni, dai, dimmi. Ho vinto. Sei giunta alla fine. Non credo, eh. Anche se mi fa bene. Ma da qui non puoi uscire. Rimani con me. Ok. Io rimarrò sempre qui. Va bene, mi permetti di fare un po' di video guardandoti? Sì, rimani, rimani, non mi fa nulla. Intanto ho già i miei problemi mentali, uno in più che mi guarda ed esiste. Mi va bene. Sarà una gara di sguardi. Ok, ah, in realtà posso tipo suicidarmi? Sì, potevo suicidarmi, ok. Va bene. È vivo, è cosa concreta. Scusatemi davvero, non potevo fare altro. D'ora in avanti, ricordate, il suono è per un ci arrivo, mi dispiace. Ok, addie. Va bene. Prendi tempo. I'm scared. Apriamolo ancora. Spero che stia registrando. Spero che non mi abbia più YouTube. Ah no, ok. Tipo non si apre più. L'ho tipo completato. Ok, si apre il coso della corda. Non mi ha aperto altre pagine. Sembra di no. Ok, fatemi vedere se ho completato davvero il gioco. Ok, quindi, beh, dovrei averlo completato da quello che ho notato. Sì, questa è la versione gratuita, quindi è normale che duri anche poco. Mi sto divertendo, sì. Va bene. È stato bello. Sì, interessante, più o meno, quindi. Ok, grazie. Non è tanto da dire, mi aspettavo questo, sinceramente, al gioco. Se forse ero da solo, in silenzio, mi avrebbe spaventato, se lo dico davvero in tranquillità. Perché l'ansia si sarebbe tramutata in qualche spavento interiore e psicologico. Ma commentando su YouTube, oggettivamente parlando, mitiga molto una paura che posso provare. Lo dico proprio per voi, ed è per questo che non porto horror sul mio canale. Perché se lo faccio da solo, magari mi spaventa. Se lo faccio con voi, né caldo né freddo. Quindi ditemi se questa è la fine. Mi sembra di sì. Quindi, per questo video è tutto. Qua Daniel è tutto. Ciao a tutti, ragazzi. Al prossimo video. Ok, dura un episodio praticamente, sta cosa. Speravo che durava di più. Vabbè, ciao a tutti.